Professore, lei che ne pensa? Perché lei, a proposito di pensiero laterale, di non essere allineato sempre, diciamo, con le teorie che questi signori, per esempio, definiscono mainstream, diciamo che lei esercita un pensiero critico molto, in molti casi, ma cosa pensa di questi intellettuali dissidenti, di questa commissione dubbio e precauzione e di quei toni? Perché ormai i toni sono quelli, bisogna essere sinceri. Ma guardi, io mi rendo conto sempre di più che è praticamente impossibile parlare della pandemia senza suscitare delle prese di posizioni estreme. Non credo che le posizioni che hanno assunto questi intellettuali siano del tutto infondate, però vede, già solo questa affermazione susciterà l'indignazione di Caro Figlio, che le considera completamente infondate. Diventa difficile, credo diventi, è molto difficile parlare di questo argomento, perché se si parte dall'idea che intellettuali come Cacciari e gli altri che si sono presi, dicono delle cose completamente infondate, come è stato appena detto, allora non c'è dialogo. Io penso che bisogna ascoltare e considerare anche cose che non ci piacciono, distinto. Scusi, ma non credi che hanno estremizzato loro la posizione? Perché se tu appunto... Ma guardi, quando si parla di fascismo, di nazismo e di questi accostamenti, io sono pienamente d'accordo con Caro Figlio. Sono cose che non hanno nessun senso, anche se le si usa in senso metaforico. Però quando si passa invece a discutere di Green Pass e di tutto l'armamentario di argomenti che vengono utilizzati da questi dissidenti... Stiamo sospendendo la democrazia, a suo parere? No, ma no, ovviamente no. Guardate, io ho fatto un articolo quando ancora scrivevo sul Messaggero per dire che non c'è discriminazione. La discriminazione è un'altra cosa. Non sono assolutamente d'accordo con chi dice che il Green Pass è discriminazione, però quando si dice che, ad esempio, la vaccinazione è un atto che comporta dei rischi e che non abbiamo affatto finito la fase di testaggio, perché l'abbiamo fatta solo nello spazio e non nel tempo, e che la gente che ha paura di vaccinarsi ha le sue ragioni, non sono semplicemente degli incivili o irrazionali che non tengono conto della scienza. Ecco, quando si dice questo, secondo me questo è perfettamente rispondere... sensato, non può essere demonizzato. Faccio rispondere Caro Figlio. Dico ancora una cosa che mi sembra l'unico punto importante, perché ognuno deve fare il suo mestiere, qui stiamo parlando soltanto di comunicazione. Io penso che in questa pandemia dobbiamo ascoltare tutti i punti di vista scientifici, non solo quello sanitario, c'è anche quello degli ingegneri, c'è anche quello... Allora, si fermi un attimo su questo, una cosa che lei ha detto molto spesso, questa devo